collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Marco, Hosys Technology, cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica. Ogni settimana Fin Power Boat vi pare e vi porta sui campi di gara più importanti della stagione. Immagini bellissime dedicate a Como. Avete visto il Museo Voltiano, il famoso museo ai caduti della Prima Guerra Mondiale, lo stadio Sinigaglia dove gioca il Como, e questa è la sede dello Yacht Club di Como, che organizza questa manifestazione, la mitica 100 miglia dell'Ario, evento giunto quest'anno alla sua 74esima edizione, un evento che si corre ininterrottamente da lontano 1949, record iscritti quest'anno, ben 77 imbarcazioni che hanno preso a varie gare all'interno della mitica 100 miglia dell'Ario. Questo è il momento del giro di prova, gare al venerdì, al sabato e poi la mitica 100 miglia, 74esima edizione, la domenica. Venerdì e sabato valida come prova del campionato mondiale Endurance. Sullo sfondo vedete tutto il percorso, 5 miglia a giro, 11 giri da percorrere in base alle prove corte o lunghe, il museo Voltiano in basso del vostro teleschermo, il museo ai caduti, sulla sinistra lo stadio del Como e avete visto la sede del Yacht Club di Como, uno Yacht Club che è nato dalla fusione fra due importanti entità sportive del lago di Como, la mitica Mila, motonautica italiana all'Ario, una delle gare, una delle società più importanti della motonautica mondiale, e il Circolo Velico di Como, il club di Como che corre e organizza questo importante evento. Un plauso va al comitato organizzatore, con in prima fila Giancarlo Gè, il presidente, poi il segretario generale Diego Luisetti, il direttore sportivo Achille Sauchelli, l'addetto stampa Gianfranco Casnati e vari consiglieri, con in prima fila Roberto Ruggeri e Ferrara. Questo comitato organizzatore, grande presenza chiaramente della Federazione Italiana Motonautica e della Federazione Mondiale. Questo è il momento della partenza, il venerdì, della gara riservata al Mondiale Endurance, perché come abbiamo detto 100 miglia, la gara la domenica, il venerdì e il sabato campionato mondiale Endurance gruppo B e poi il campionato anche all'interno sempre della mitica 100 miglia, la campionato di Porto Tuni, una nuova categoria che andremo a vedere. Quindi tante barche al via, il percorso che vedete è partenza davanti al lungo lago di Como, poi c'è la prima boa Villa Geno, poi si arriva a Blegio, Virata, si va verso Villa d'Este, Cernobbio, Tavernola, Villa Olmo e rientro allo Yacht Club di Como. Vari giri da percorrere in base alla lunghezza della categoria e della manifestazione. Il Mondiale Endurance gruppo B, abbiamo detto terza prova del mondiale, un mondiale che ha aperto la stagione a Benalmadena in Spagna e poi a Blankenburg in Belgio, questo nei mesi scorsi. La stagione, lo possiamo dire, è iniziata per quanto riguarda l'offshore, l'endurance e il diporto con la mitica Pavia Venezia che si è corsa al primo fine settimana di giugno, record iscritti, partenza ridotta non più da Venezia ma da San Nazaro d'Ongina, poi lungo il fiume Po, arrivo a Brondolo sulla delta del Po, e come nel 2021, nel 2022 la Pavia Venezia non si è disputata per la scarsità di acqua nel fiume Po, arrivo a Venezia, record iscritti, record di partecipazione, come questa bellissima 100 miglia dell'Ario. Vedete le imbarcazioni che vedete sono appunto monocarena, perché l'endurance in base alle varie categorie sono la 450, la Sport 450, c'è la
la Boat 300 e poi c'è la 150. Chiaramente la differenza è in base alla motorizzazione: 150 motori sino a 150 di cilindrata, sono tutte come vedete monocarena. La 300 sono motori stock di serie, poi la 450 invece sono motori con motori stock non a bordo, sono della categoria sport, quindi dove sono concesse delle piccole di cambiamenti all'interno della motorizzazione. Questa è la terza prova del campionato, una gara in Spagna, una gara in Belgio, al via 24 imbarcazioni per il mondiale appunto Endurance, presenti piloti da ben 10 nazioni da tutto il mondo. Il fascino della motonautica chiaramente richiama i partecipanti da tutto il mondo. Ogni anno, lo ricordiamo, in Italia vengono organizzate il 60-70% delle gare a livello mondiale si disputano in Italia. Ogni anno i piloti azzurri vincono il 50-60% delle gare, e anche quest'anno si conferma l'Italia come patria della motonautica. Mondiale Endurance, questa è la gara finale, mondiale offshore, gara disputata a Cervia, l'ultima gara. Formula 2, ne abbiamo parlato lungamente, per la gara di San Lazzaro d'Ongina. Formula 1, poche gare a livello mondiale, ma in Italia si è corso in Sardegna ad Olbia, e come sempre mondiale di moto d'acqua, gara anche qui ad Olbia nel mese di giugno. E quindi l'Italia ogni anno si conferma sempre di più come la casa madre della motonautica mondiale. Tutto questo fa bene alle vendite, perché come nelle due e nelle quattro ruote, quando un pilota azzurro, quando una squadra azzurra, vedi Ferrari, vedi Ducati, nelle due e nelle quattro ruote vincono a livello mondiale, anche tutto l'indotto che c'è dietro fa bene all'economia italiana. E questo anche per quanto riguarda le barche: ogni città ormai ospita un salone nautico, i cantieri hanno grandissima richiesta di imbarcazioni, c'è un vero e proprio boom di affitti, noleggi, noleggi abusivi, noleggi occasionali, di locazione proprio di imbarcazione. C'è proprio la voglia di avere la barca, e questa voglia proprio si manifesta anche nella competizione. Si vince, vince Italia, e chiaramente c'è proprio un ritorno anche a livello psicologico. Quest'anno la Federazione Italiana Motonautica festeggia, lo ricordiamo, i 100 anni di storia, nata nel lontano 1923 assieme alla aeronautica, e anche la motonautica. E quindi in questo 100 anni, in questi 100 anni, lo ricordiamo che la Federazione Italiana Motonautica è una delle federazioni non olimpiche che ha dato più allori allo sport italiano, e questo è riconosciuto dal CONI, e giustamente il presidente del CONI Malagò fa sempre i complimenti alla Federazione Italiana Motonautica. E questa gara di Como ne è il classico esempio di quanto è importante per lo sport azzurro, per la motonautica e anche per tutto l'indotto, perché giustamente a livello nautico stiamo assistendo un po' a quello che è successo negli anni 60, quando non c'erano macchine e tutti volevano la macchina. Adesso negli anni 2000-2020 c'è proprio il boom, la voglia di avere una propria barca. Chi può se la compra e se la gode nel periodo estivo, chi non può, abbiamo detto, l'affitta, la noleggia. E la dimostrazione anche nella categoria Touring, di Porto Touring, una grande novità. Come al solito la Federazione Italiana Motonautica è all'avanguardia e ha lanciato una nuova categoria che andremo poi a vedere, riservata in monocarena alle barche da diporto. Basta avere un'imbarcazione con un motore conta il rapporto peso e potenza, aperto a tutti, ed è una nuova sfida vinta con oltre 40 imbarcazioni. Questa che vedete sulla sinistra è Villa Geno, sullo sfondo avete visto, vedete Como. Villa Geno appunto è una delle boe, questa è proprio la boa davanti a Villa Geno, sullo sfondo Blevio. Il percorso è di 5 miglia e 20, una volta la 100 miglia si correva a tutto lago da Como sino a Bellagio, poi nell'altro ramo del lago di Como si andava fino a Lecco, fino a Colico, e poi si tornava a, appunto a Como. Poi un percorso ridotto fino all'isola Comasina di 20 miglia, 4 giri da 20 miglia cada uno, e da qualche anno si fa il percorso ridotto che abbiamo detto, che vedete appunto sulla sinistra, vedete Como, il museo ai caduti, il museo Voltiano, dedicato a uno dei grandi personaggi di Como, appunto Alessandro Volta, che è nato proprio a Como nel 1700.
1745, che ha dato la luce al mondo, appunto il grande inventore Alessandro Volta, nato proprio qui a Como. Avete visto il lago di Como, lo stadio Sinigaglia, e questo è un altro giro di questa mondiale endurance. Andiamo a vedere i risultati ottenuti nella 450. La vittoria è andata al belga Babi Berters, che assieme a Nico De Stop hanno vinto la loro categoria, la 450, l'imbarcazione LS91, l'imbarcazione più veloce, davanti all'S95, una coppia azzurra, Cristian Cesati assieme a Matteo Berardi, che sono arrivati secondi sia in gara 1 sia in gara 2. I belgi hanno chiuso i 13 giri in 57-29, staccati di questo per quanto riguarda gara 1. In gara 2, appunto, abbiamo detto venerdì gara lunga, 13 giri, sabato gara corta, 33-23 per i belgi e 35-14 per Cesati, e terza posizione per Alain Coppens, questo per quanto riguarda appunto la categoria riservata alla gara di Como. Poi vedremo la classifica finale a livello mondiale, perché vengono sommati i punti anche ottenuti nella gara in Spagna e la gara belga. Sempre qui invece per la gara di Como, nella categoria 300, vittoria strameritata dei fratelli olandesi Cortelan, Jean Cornelius e Paul, che vincono gara 1 in 35-24, arrivano secondi in gara 2 in 34-13, davanti ai belgi Van Stellant e Laurent Cornelius, secondi in gara 1 ma vincitori in gara 2. Sommatore dei punti ottenuti vale la gara lunga, la vittoria di tappa va agli olandesi Cortelan e poi i kuwaitiani Aldousari e Al Eisaieh. Questo per quanto riguarda la 300. Nella 150, vittoria spagnola gara 1 e gara 2 per Narvarez Gomez assieme a Contreras Fuentes, che vincono nettamente in 56-47 e 36-33 le due gare, davanti a un'altra coppia spagnola, García Plazuelo assieme a Pardo Herrera. In terza posizione il duo dal Kuwait, Khaled e Al Ashid. Questo per quanto riguarda appunto le gare di Como. Sommatore dei punti ottenuti nelle tre tappe di questo campionato mondiale: la vittoria nella classe 450 va a Babi Berters e Nico De Stop, che sono stati protagonisti anche in Spagna. Bella questa inquadratura, complimenti al camera, guardate che inquadratura, guardate che visione d'insieme. Como sulla destra, sul basso Villa Olmo, una delle ville più belle di Como, lo stadio Sinigallo, il club, il circo Canottieri Sinigaglia, avete visto anche il museo ai caduti, il famoso lungo lago di Como, e non per niente qui è un certo George Clooney che si è comprato la casa. Sulla destra, sempre parlando di bellissime ville, di bellissime inquadrature, quello che vedete sulla destra davanti all'elicottero, sulla destra è la famosa Villa d'Este, villa celeberrima, citata nei più importanti magazine di lifestyle, di vita, di economia e di cultura. E questo è il tratto, abbiamo detto, il percorso lungo lago, Villageno, Blevio, traversata del lago verso appunto Villa d'Este. Ora c'è il rientro a Como passando per Cernobbio, Taverna e poi la boa virata davanti a Villa Olmo. Dicevamo del mondiale, vittoria abbiamo detto belga di Babi Berters e Van de Stop, ottimo l'argento di Cristian Cesati e Matteo Berardi, che hanno vinto in Belgio ma non sono andati molto bene in Spagna, però hanno perso di pochi punti di Niederberg, quindi sicuramente per i Cesati riusciranno ad avere la meglio l'anno prossimo. Questa che vedete è la bandiera a scacchi, vedete l'arrivo vittorioso di Babi Berters davanti al nostro Cesati per quanto riguarda la 450, la 350 vittoria kuwaitiana a livello mondiale. Questo è il momento della premiazione nella 150, vittoria spagnola, quindi spazio per tutti: Kuwait, Spagna, Belgio, Olanda e tanti azzurri. Questo è il momento appunto della premiazione della classe 300, appunto vedete la bandiera kuwaitiana sul gradino più alto del podio e poi la bandiera belga sulla categoria appunto riservata alla 450
50, sulla sinistra vedete il segretario generale Diego Luisetti e avete visto un po' sconsolati Cristian Cesati e Matteo Berardi, che volevano qualche cosa di più. Questo per quanto riguarda il mondiale Endurance. Ricordiamo Monaco Arena, la differenza è in base alla potenza del motore, 150 motori di serie di stock, la categoria più piccola, poi sarà 300 sempre motori stock di serie, poi invece la categoria sport, dove è ammessa un po' di diciamo, si può rivedere la cilindrata dei motori. Ed ora tutto è pronto per la gara della domenica. Vedete gli alaggi, vi vengono aumenta il numero dei partecipanti, avete visto anche imbarcazioni offshore, 20, avete visto i giudici di gara della Federazione Italiana Motonautica, ben 20 i ufficiali di gara e non solo presenti. Condizioni rispetto al venerdì e il sabato, come vedete dall'onda che vi fa vedere il nostro bravissimo Marco Roma nel montaggio di questo speciale televisivo, tutto dedicato alla 74esima edizione della mitica 100 miglia. Questa è la gara che ha fatto la storia della motonautica italiana e mondiale. Abbiamo detto del percorso che una volta era tutto lago, isola Comasina, quest'anno percorso ridotto, da qualche anno percorso ridotto, che è quello che avete visto per quanto riguarda l'Endurance e non solo, ma noi ci piace raccontare la storia di questa gara, perché è una gara che si corre ininterrottamente da lontano 1949, vuol dire che veramente è nel DNA dei comaschi e nel DNA degli italiani andare per barca, andare per lago, per mare, andare in acqua per divertirsi, perché veramente la 100 miglia dell'Ario ha scritto pagine uniche, memorabili, che ci piace raccontare. La dinastia degli Abate è nata qui, il nonno Guido ha vinto ben 3 volte di nel 56, 57 e 58, dal nonno Guido è stata poi la volta di Tullio Abate, il grande Tullio Abate, protagonista in offshore a corso con Jackies e non solo, che ha vinto, pensate, Tullio Abate ben 11 edizioni della mitica 100 miglia dell'Ario, prima edizione nel lontano 1963, ultima vittoria undicesima nel 2001. Tullio Abate purtroppo è scomparso per il Covid qualche anno fa. Da Tullio Abate il nipote Tullietto, Tullio Junior, che ha vinto 2 volte, l'anno dopo il papà ha vinto nel 2002, poi nel 2016 Tullio Abate, che quest'anno non ha corso, la famiglia Abate. Poi c'erano, a noi ci piace ricordare anche Bruno Abate, capostipite con i suoi Primatis Trophy delle gare di motonautica aperte anche al glamour e al fascino del jet set. Bruno Abate, che ha corso assieme al sottoscritto in classe 1, è scritto anche lui pagine memorabili della motonautica per quanto riguarda gli Abate. Ma nella 100 miglia abbiamo detto negli anni scorsi 4 vittorie di Renato Molinari. Renato Molinari è il pilota nel mondo dei motori che, pensate, ha vinto più titoli mondiali in assoluto. Non c'è nessun pilota né di Formula 1 né di motociclismo, anche il grande Giacomo Agostini si è dovuto fermare, perché Renato Molinari nella sua storia di pilota ha vinto ben 18 titoli mondiali e tra cui ben 4 100 miglia dell'Ario. Ci piace ricordare il record di Gianella, che, pensate, al record di velocità edizione 1993, pensate, a 195 km orari di media. Non so come abbia fatto Gianella, che ha vinto 3 edizioni al 100 miglia, a fare una simile velocità. Qui è iniziata la carriera del compianto Stefano Casiraghi, che con un'imbarcazione proprio di Tullio Abate vinse nel 1986 la 100 miglia. Stefano Casiraghi purtroppo scomparso dopo 4 anni, il 3 ottobre del 90, nelle acque di casa sua a Monte Carlo, anche se nato a Fino Mornasco, pochi chilometri da Como. Ma andando avanti, da ricordare anche le vittorie di Colnaghi, Todeschini, 3-4 vittorie, Chicco Vidoli, di Carlo Bodega, amici che purtroppo sono scomparsi. E agli anni moderni uno dei grandi personaggi è Serafino Barlesi, che ha vinto 10 volte la 100 miglia dell'Ario, la prima volta nel 2003, l'ultima l'anno scorso. Voleva quest'anno eguagliare il record di Tullio Abate, si è presentato sul campo di gara con imbarcazione non apposta a livello tecnico e purtroppo per lui e giustamente per gli altri non gli è stato dato l'ok per correre per problemi tecnici, quindi squalificato, non è stata ammessa la sua iscrizione alla federazione
Federazione Italiana Motonautica e i giudici di gara sono stati molto rigidi e purtroppo Serafino Parlesi, coda in mezzo alle gambe, è dovuto tornare a casa. L'appuntamento per eguagliare il record di Tullio Abbate è rimandato alla 75esima edizione, che sarà in calendario l'anno prossimo, quindi sono previste grandi feste, grandi celebrazioni. Vedete le condizioni meteo difficili? Ci è piaciuto raccontare questa storia di quella 100 miglia, perché se non si conosce la storia di un evento, se non si conosce la storia di uno sport, non c'è futuro. E questo è il futuro, sono queste barche che vedete in questo momento. Questa è la nuova categoria che proprio vi stavamo dicendo del futuro. Ben 40 imbarcazioni presenti a questa nuova classe, la Diporto Touring, una grande novità dalla Federazione Italiana Motonautica. Queste sono imbarcazioni, pensate, monocarene, monomotore, massima lunghezza 8 metri di serie sportiva, uscita direttamente dal cantiere, e qui conta il rapporto peso-potenza. Cioè, se tu la barca pesa per esempio 600 kg e un motore 200 kg, il rapporto è 3-1. La barca pesa 800 kg, il rapporto, il motore di 200, il rapporto 8/2, 4.1. quindi regole semplici, matematiche, non c'è problemi di nessun tipo, di nessun genere. Infatti questa gara è la seconda della stagione, la prima si è corsa a Cerve in concomitanza con il mondiale offshore, e di questa nuova classe ben 40 imbarcazioni presenti. E adesso andiamo a vedere, per dare il giusto applauso, il giusto merito a chi è venuto, a chi ha gareggiato, a chi a proprie spese segue e corre. E questo è il futuro dello sport, della motonautica, dopo 100 anni si pronunciano altri anni molto lusinghieri e lungimiranti, perché il boom della nautica è davanti agli occhi di tutti, non ci sono posti in barca, veramente ormai è sempre più difficile entrare nei parchi che sono istituiti a livello marittimo, è sempre più facile avere la barca, è sempre più difficile mantenerla, però sicuramente c'è il boom. Queste che vedete sono la 100 miglia aperta proprio anche alle barche offshore, che hanno fatto, chiuso la stagione come mondiale alla Acervia. Motonautica Nordio è un'altra celeberrima, un altro celeberrimo cantiere veneziano, e Dimitri appunto è l'imbarcazione che è attualmente al comando. Sono appunto in seconda posizione, no, Dimitri in terza posizione, Mario Petroni, anche lui figlio d'arte da tanti anni nel mondo della motonautica. In seconda posizione c'è Andrea e Lorenzo Bacchi, inquadrati in questo momento, e nettamente davanti c'è l'imbarcazione di François Pinelli e Saul Bubacco. Per loro stagione d'oro, abbiamo detto della stagione negativa di Serafino Barlesi, di contrapparte la stagione d'oro è stata appunto di Saul Bubacco e di François Pinelli, perché hanno vinto tutto quel che c'era da vincere. Hanno vinto il mondiale offshore a Cervia con l'ultima gara della stagione, hanno vinto l'europeo offshore a Brindisi, gara unica a fine luglio, e hanno vinto l'italiano, e hanno vinto anche meritatamente la mitica 100 miglia dell'aro. Poi lo vedremo, chiuderanno gli 11 giri in 42:25 a 149 km orari di media. In seconda posizione arriveranno il duo Bacchi di Boretto Po, terzo Mario Petroni, poi in quarta posizione Coltro con Diego Cardazzo, e poi il primo monocarena, i fratelli Cortelan, che hanno vinto la gara riservata all'Endurance, ma sono stati dei protagonisti anche nella 100 miglia del lago. Per quanto riguarda invece le categorie del Diporto Touring, le varie categorie, nella 6.1 vittoria per il duo Mauro Boldrin assieme a Massimo Vivian, che hanno chiuso i 6 giri in 44 minuti a 104 km orari di media. Qualche problema li vediamo in virata, perché le condizioni, questa è proprio la boa verso Villa d'Este, ci sono stati dei problemi di anche una boa ha scarrocciato. Questa è l'imbarcazione di Magnaghi e il belga in questo momento Not Shell, che sono in settima posizione, al via anche Giampaolo Montavoci, presidente della commissione offshore, organizzatore della Pavia Venezia, della Venezia del Prologo, della Venezia Monte Carlo, che ha corso con un'altra imbarcazione ed è arrivato si è ritirato purtroppo Giampaolo Montavoci. Dicevamo della Touring Cup, in seconda posizione per la 6.1 il duo Iannuzzi e Vincenzo
Pignarosa, in terza posizione Rosario Longo assieme a Mario Cucurnia, Rosario Longo protagonista da tanto tempo. E questa è l'imbarcazione di François Pinelli, questa è la gemella di Dimitri e Mario Peltroni in terza posizione. Andiamo avanti con la Touring Cup nella 5.1 vittoria, l'avete visto, di Pierluigi Nordi assieme a Marco Bizziatto, per loro 8 giri a 104 km/h di media in 44 e 21, davanti a Nicola Toso e Raffaele Buscella, in terza posizione Matteo Gallè assieme a Francesco Cecchetto, questo per la 5.1. Per quanto riguarda la 4.1, Remo Claudio Aiello, figli d'arte della famosa, dei famosi cantieri Aiello, davanti ad Andrea Nordio e Umberto Nordio, terzo posto per Eros Tambarina, Aiello ha chiuso gli 8 giri in 44 e 40. Poi questo per il 4.1, il 3.1 vittoria di Biancuzzi, Gregory Biancuzzi assieme a Robin Bogdanovic davanti a Matteo Schiavo e Davide Sarto. Al via anche la categoria Honda Offshore, vittoria di Roberto Sali davanti a Guglielmo Dilda, terzo Andrea Nebbia. Questa è la grafica finale della mitica 100.000 dell'Ario, vittoria strameritata per François Pinelli assieme a Saul Bubacco davanti al duo Bacchi, e il terzo posto Petroni e Demiti. Grazie per averci seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima sempre con Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica. Fin Power Boat fa parte di sportador.tv, il canale televisivo dedicato al mondo dello sport e la nautica. Ciao, arrivederci alla prossima occasione da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. Salice, fatti di sport. Osis Technology. Nei nostri tubi scorre passione. In collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Hosis Technology, Marco.